Buongiorno ragazzi, allora andiamo avanti con le nostre audioletture che voi potete, diciamo, svolgere in momenti di relax, con poca pressione, e facciamo anche sì che sia un momento per staccare un po' la testa e distrarci leggendo un capitolo del nostro libro. Ci vorranno poco più di 10 minuti, quindi non fatelo svogliatamente, sdraiatevi sul divano, sul vostro letto, in un posto in cui vi sentite, diciamo, rilassati e leggiamo. Allora, oggi leggiamo il capitolo 17 che corrisponde al 27° canto dell'Inferno. Lo troverete a pagina 147-150. Dove ci troviamo? Siamo ancora nell'ottava bolgia, quella cioè in cui vengono puniti coloro che hanno consigliato male, cioè che hanno consigliato al fine di procurare il male, del male, a, diciamo, qualcuno. Quindi è questo l'inganno del consigliare con uno scopo che va a danneggiare chi riceve il consiglio. Allora, benissimo, leggiamo. La fiamma biforcuta che conteneva l'anima di Ulisse insieme a quella di Diomede aveva appena finito di parlare e stava allontanandosi, seguita dagli sguardi di Dante e Virgilio, quando un altro dei fuochi dell'ottava bolgia si fermò emettendo suoni confusi. Si capiva che lì dentro c'era un altro peccatore che voleva attirare l'attenzione dei due poeti. Ma la voce veniva fuori dalla fiamma a fatica e distorta. Quindi c'è un'altra fiammella dell'ottava bolgia, un'altra anima dannata che si trova lì che vuole parlare con Dante e Virgilio. Infine, facendosi più chiara e distinta, la voce si rivolse a Virgilio, di cui aveva riconosciuto l'accento lombardo, credendo un peccatore appena arrivato in quella bolgia. Dimmi, tu che sei venuto ora in questo cieco mondo, se i romagnoli vivono in pace o in guerra? Esordì la punta della fiamma, agitandosi a mo' di lingua. Io fui originario di quella terra che si stende tra Urbino e i monti dai quali scende il Tevere. Quindi l'anima che sta parlando è un romagnolo, perché abitava in una zona compresa tra le Marche, dove c'è Urbino, e il Monte Fiumaiolo da cui nasce il Tevere, quindi in Romagna. Quindi è un romagnolo doc che chiede informazioni sui suoi, diciamo, corregionali. Dante era proteso in avanti. Ah, una cosa, scusate, chiaramente chiede informazioni a Virgilio che essendo originario di Mantova, lombardo, sarebbe, diciamo, un cittadino da un punto di vista territoriale più vicino alla Romagna e quindi chiede informazioni perché pensa che Virgilio possa essere informato. Dante era proteso in avanti e intento ad ascoltare, quando Virgilio lo urtò leggermente con il gomito, invitandolo a dialogare con quell'anima al posto suo. Ora è meglio che sia tu a parlare. Chiaramente Dante dice, scusate, Virgilio dice così perché sa che Dante è più informato di lui sui fatti che succedono sulla terra. Il poeta fiorentino non si lasciò pregare e così disse, rivolgendosi alla fiamma: O anima che sei dentro questo fuoco, la tua Romagna è sempre stata in guerra, anche se adesso può sembrare in pace. Ma nel cuore dei suoi tiranni la guerra cova perennemente, perché essi sono animati da rancori, odio, ambizioni e cupidigia. E dove ci sono questi sentimenti, le guerre non mancano mai. Quindi Dante, diciamo, lancia una frecciata ai romagnoli che accusa di essere guerrafondai, fanno sempre guerra perché sono pieni il cuore di rancore, odio, ambizione, cupidigia. E adesso citerà tutte le famiglie più importanti della Romagna. Con un'attenzione citerà cioè gli animali che sono il simbolo degli stemmi di queste famiglie. Quindi quando sentirete l'aquila di Dappolenta, il leone degli Ordelaffi, eccetera, eccetera, lui si sta riferendo allo stemma di quelle famiglie. C'è però un'eccezione quando parlerà dei maschi
Tini dei Malatesta non si sta riferendo a uno stemma, ma il mastino, in questo caso può essere una metafora, il simbolo cioè della crudeltà di questa famiglia. Vediamolo. Ti informo che Ravenna continua ormai da molti anni a stare sotto l'aquila dei D'Appolente, cioè sotto la famiglia D'Appolente, che tra l'altro, se vi ricordate, dettero ospitalità a Dante durante il suo esilio. L'aquila di D'Appolenta, le ali della quale coprono anche Cervia. Invece Forlì è protetta dal leone verde degli Ordelaffi. Rimini è ancora oppresso da quei mastini che sono i Malatesta da Verrucchio, che fecero strazio di Montagna, capo dei loro oppositori, mentre Faenza ed Imola sono sotto il leone azzurro di Maghinardo, di Pagani, che da una stagione all'altra cambia partito, cioè passa da essere ghibellino a guelfo in continuazione. Cesena, che come ben sai si trova tra pianure e montagna, così vive tra tiranni e libertà. Il poeta toscano si fermò, si voltò a guardare Virgilio e, ricevuto da questi un appena percettibile segno di assenso con il capo, così riprese: "Come vedi, ho sbadito la tua richiesta. Ora ti prego di dirci chi sei tu, e possa il tuo nome lassù nel mondo resistere al tempo." Fiamma prima citò un po' la punta aguzza, emettendo il solito suono confuso. Poi si udirono più distintamente queste parole: "Se io sapessi di rispondere a una persona in grado di tornare su nel mondo, non direi nulla, ma quanto si sa, da questo cieco abisso nessuno è mai ritornato vivo, per cui ti risponderò." Quindi praticamente questo personaggio, questo peccatore, è convinto che Dante sia lì per restarci, sia anche lui un peccatore morto. Quindi decide di parlare perché sa che tanto Dante non potrà tornare sulla terra a raccontare questi fatti, cosa che invece appunto accade. Io fui uomo d'armi, poi, quando ritenni che fosse venuto il momento giusto, mi feci francescano e mi ritirai in un convento, pensando così di fare ammenda di tutti i peccati miei. E ci sarei certamente riuscito se non fosse stato per quel gran prete, che male gli prenda, che mi fece ricadere negli antichi peccati. Ma io voglio che tu sappia per bene in che modo e per quale motivo tutto ciò accadde, perché quello che sto per dirti non mancherà di sorprenderti. Contestualizziamo. Allora, questo personaggio, che poi scopriremo chiamarsi Guido da Montefeltro, era un uomo che in tutta la sua vita commise grandi peccati, in particolare appunto quello del cattivo consiglio. Ma a un certo punto, a metà della sua vita, decide di fare un passo indietro, tornare sulla retta via, pentirsi dei suoi peccati e andare a vivere in un convento in modo da scontare i suoi peccati. Tuttavia, non va a finire così perché egli si imbatte in un gran prete. Chi è questo gran prete? Papa Bonifacio VIII, che come sapete è il papa odiato da Dante, poiché causerà anche la rovina stessa di Dante. E questo papa paradossalmente, lo condurrà a tornare indietro sui suoi passi, invece che farlo, diciamo, convertire, farlo pentire dei suoi peccati, lo riporterà proprio sulla cattiva strada. Ti sto ascoltando con attenzione, parla pure, lo invogliò Dante. Io, riprese la fiamma, finché la mia anima fu nel corpo di ossa e di carne che mi aveva dato mia madre, fui capace di azioni non solo da leone, cioè azioni forti, ma soprattutto da volpe, cioè azioni astute. Appunto, egli fu astuto nel consigliar male. Eh sì, io fui un uomo astuto, ben più che coraggioso e forte, e con i miei mille sotterfugi avevo conquistato una fama che era arrivata lontano. Conoscevo tutte le astuzie e gli inganni che sfruttai talmente bene che di Guido da Montefeltro si seppe in ogni paese. Ascolta, continuò dopo un'altra breve pausa. Quando raggiunsi l'età in cui ogni uomo dovrebbe pensare a redimere la propria anima dai peccati commessi, come ti ho detto, pensa bene di ammainare le vele e raccogliere le sarsie, cioè mi decide di ammainare le vele, come un po' dire gettare i remi in barca, no? Smetterla di fare quella vita. Così, quel che prima mi affascinava, poi cominciò a ripugnarmi. Mi pentii, mi confessai e mi feci frate, come ti ho detto, avviandomi verso la salvezza eterna. Ah, povero me, quanto avrei fatto bene se avessi continuato su quella strada. Ma ascoltami bene ora. Il principe dei nuovi farisei, cioè il papa, che
Il sia maledetto era in guerra con i Colonna che abitavano presso San Giovanni in Laterano. Contro i Colonna, dico, non contro i Saraceni o gli ebrei. Erano cristiani e nessuno di loro era stato a combattere a San Giovanni di Acri, né era stato mercante nella terra del sultano. Ma quello lì non ebbe riguardo né per la carica di pontefice che lui stesso ricopriva, né per il sale da francescano che io indossavo. E come l'imperatore Costantino mandò a chiamare Papa Silvestro nelle caverne del Monte Soratte per essere guarito dalla lebbra, così quel maledetto gran prete mi chiamò per chiedermi di guarirlo dalla sua febbre, di dominio e di superbia. Quindi lui racconta di essere stato convocato dal Papa per, in teoria, guarirlo dal suo desiderio di conquistare, in particolare conquistare terre. E combattere contro appunto questa famiglia di Colonna che abitava in San Giovanni al Laterano, a Roma. Hai capito bene di chi parlo? Domandò con voce ancora più chiara. Quello era Bonifacio VIII, che bada alla malora. Gli diede consiglio, ma io tacqui perché le sue parole mi sembravano di uno che delirava. Ma che dico, di un ubriaco? Ma lui insistette e disse: Ma di che sospetto? Non devi avere alcun timore. Sono o non sono colui che può aprire e chiudere le porte del cielo con la chiave di San Pietro? Cioè il Papa gli dice, guarda, io sono il Papa, posso perdonare questo tuo peccatuccio, se te fai questa cosa per me, anche se è un peccato, prima ancora che tu lo compia, io ti perdono e ti assolverò. Ebbene, io ti assolvo fin da ora, perciò dimmi come fare per espugnare la fortezza di Palestrina e trionfare sui miei nemici. Quindi il Papa vuole un consiglio da Guido da Montefeltro, un consiglio che provocherà la sciagura della famiglia Colonna, e lo convince dicendogli che lo perdonava fin da subito. I suoi argomenti furono convincenti, e come non potevano esserlo dall'alto della sua carica, capisci? Lui era il Papa e mi dava fin da allora la soluzione per il peccato che mi chiedeva di commettere. Che potevo ribattere? Così gli diedi i consigli giusti per sorprendere e sconfiggere i suoi nemici. Gli dissi che avrebbe fatto bene a promettere molto e poi a mantenere poco. Quindi gli dà un consiglio cattivo, un consiglio che provocherà la sciagura dei Colonna. Quando morì, continuò il dannato con la voce diventata più fioca, come se avesse perso vigore sotto il peso del rammarico, San Francesco venne a prendere la mia anima, ma uno di quei neri cherubini, cioè i diavoli, lo fermò dicendogli che la mia anima apparteneva a lui e doveva portarsela laggiù nell'inferno. A me rivelò che dopo quel consiglio fraudolento non mi aveva mai perso di vista. Mi era stata attaccata ai capelli, mi disse, non si può assolvere chi non si è pentito, mi spiegò. E mi sembra ancora di rivederlo, né si può pentire in anticipo chi si accinge a peccare. È una contraddizione così evidente. Non lo sapevi tu che credevi di essere tanto intelligente? Allora, appunto, San Francesco, che come noi sappiamo dalla storia, è il primo uomo di Chiesa che si è opposto alla corruzione della Chiesa, gli dice che non può essere assolto chi non si è ancora pentito, cioè se non ci si pente, anche se il Papa, un prete, chi vuoi tu, ti dà l'assoluzione con il sacramento della confessione, se non sei veramente pentito non puoi essere assolto. Oh, povero me, mi sembrò di svegliarmi amaramente da un sogno quando lui mi prese e ridendo mi sussurrò. Forse non pensavi che non conoscessi la logica. Così mi condusse da Minosse e quello attorcigliò la coda 8 volte attorno a sé e dopo averla morsa per la rabbia gridò: Questo deve andare tra i dannati nascosti nelle fiamme. E tu qui mi hai trovato. Appena ebbe finito di parlare, la fiamma si allontanò senza aspettare risposta, lamentandosi ed acetando ancora la punta aguzza. Benissimo, abbiamo concluso l'ottava bolgia, spero che vi sia piaciuto e che ne abbiate tratto anche una importante lezione. Se ci pensate, da questo punto di vista Dante è davvero all'avanguardia perché dirà qualcosa che sarà ripetuta poi appunto nel 500 da Martin Lutero, cioè che non si può ottenere la soluzione dei peccati senza un reale pentimento. Un caro saluto ragazzi, a presto!